porre i microfoni. Vai. Allora, aspetta. Sempre sti fili inizio ogni volta. Aspetta, bisogna mettere anche l'adattatore. Aspetta che si incastrato. No, sposta quello. No, metti. One hour later. No, Marco, t'avevo detto. No, aspetta. C'è qualcosa che non va. Aspetta, intanto l'ho messo. Qui va. Va bene. Però no, no. Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Si torna alle origini, siamo qui dai nostri genitori e oggi vi dobbiamo presentare un nuovo prodotto che ci aiuterà, vista la scenetta iniziale, che sì, era un po' esagerata, però vi possiamo garantire che ogni volta che abbiamo messo inciampi, ce ne sono stati. La voglia, tirati il filo, si agganciava al tappeto. Finalmente con questo prodotto dovremmo aver trovato, adesso lo scopriremo insieme, la soluzione a tutti i cavi sparsi in giro, adattatori, mica adattatori. Ottima qualità, ci mancherebbe, a livello audio, infatti. Non ci possiamo lamentare, però praticità zero. Sì, diciamo che ci hanno aiutato molto a sopperire all'audio a volte di altre fotocamere che avevamo prima, che a livello audio erano pessime. Con questi diciamo che abbiamo fatto un upgrade, ma oggi ne facciamo un altro ulteriore, facciamo il 2.0.1.32 versione 4.7 mi sembra. Esatto. E quindi abbiamo acquistato i microfoni Wi-Fi 5. Sono microfoni wireless, hanno un ricevitore e due trasmettitori. Adesso andremo a vedere un po' più nel dettaglio tutte le caratteristiche. Ci hanno colpito immediatamente perché ti danno tutta una serie di accessori che ti rendono possibile utilizzarli al momento, non ti serve nulla, apri la confezione e li utilizzi. Prima di tutto questo vi ricordiamo però di iscrivervi al canale, attivare la campanella in modo tale da essere avvertiti ogni qualvolta noi caricheremo un nuovo video. Ma prima di questo, Marco, lanciamo la nostra sigla! Procediamo con l'unboxing. Apriamo la confezione. Non li abbiamo ancora attivati, quindi lo stiamo facendo direttamente con voi. Già il fatto che mi mettono all'interno una custodia semi-rigida, già la cosa mi piace veramente tanto. È molto compatta, praticamente è una mano, la lunghezza di una mano. Quindi questa vi dà la possibilità di poterla inserire nel vostro zaino per potervela portare in giro. Apriamo la confezione. E che cosa troviamo al suo interno? Ci sono i due microfoni con il ricevitore e qui in alto tutti i cavetti. Ma adesso cambiamo inquadratura e vediamo i dettagli. Apriamo la confezione, al suo interno troviamo il ricevitore, questo andrà montato sulla fotocamera, videocamera, piuttosto che collegato al cellulare, tutto ciò che utilizzate per poter fare le vostre riprese. Ha una mollettina nella parte posteriore e non solo, per un ottimo grip, qui sotto troviamo anche un antiscivolo in gomma. Dopodiché abbiamo i due microfoni, sempre con l'indicazione trasmettitore sulla parte anteriore. Qui in alto troviamo i microfoni già integrati, poi andremo a vedere c'è la possibilità anche di utilizzare il microfono mosca, il famoso lavalier. Ma entriamo nel fantastico mondo degli accessori cavo che ci hanno dato in dotazione. I fantastici gatto morto. Quelli servono per andare a pescare, giusto? Assolutamente sì, se volete fare la pesca alla mosca con la vostra fotocamera è fantastico. Ma guarda te che colore sto gattino morto qua, che secondo me era qualcos'altro, un'altra vita. Vabbè. Diciamo per gli animalisti che stiamo scherzando. Stiamo scherzando, il pelo è sintetico, si sente che... Comunque, tornando invece alla parte tecnica, nella parte posteriore ci sono due clippettine che andranno montate qui dove ci sono questi due incavi. Ci sono i due microfoni lavalier, i due microfoni mosca con i relativi cappuccetti antivento. Questi qui che vanno messi nella parte sopra e montati, e in più ci sono anche le clip per poterli utilizzare collegati al vostro indumento. Ci vengono dati il cavo TRS e TRRS, cosa che invece abbiamo avuto difficoltà con la nuova fotocamera che abbiamo preso perché utilizzava un altro tipo di cavo e i microfoni che abbiamo adesso non potevano essere riconosciuti dalla fotocamera, quindi abbiamo dovuto prendere un accessorio. Qui invece nella confezione vi mettono entrambi. Ultimo ma non per importanza abbiamo il nostro caricabatterie, il cavetto USB da una parte, USB-C dall'altra. Come potete vedere abbiamo USB che va collegata alla fonte di alimentazione, può essere una semplicissima presa piuttosto che un power bank o altre cose, e tre USB-C collegate direttamente all'USB. Quindi potete collegarle
a tutti e tre i microfoni e ricaricare i microfoni contemporaneamente. Abbiamo dato una sistemata un attimino al tavolo, quindi ricapitolando, avete tutto quello che vi serve dentro questa comoda e pratica custodia, semirigida, quindi resistente anche agli urti. Ma adesso entriamo un po' più nello specifico dei tasti e facciamo la prima accensione insieme a voi. Prendiamo subito il ricevitore, togliamo la pellicolina. Nella parte in alto vediamo subito, c'è l'uscita cuffie, quindi altra cosa importante se state effettuando delle registrazioni. Noi vabbè abbiamo il livello dei volumi direttamente sulla fotocamera, però se per caso non li dovesse avere, ad esempio con la GoPro, avete la possibilità di poter collegare delle cuffie e sentire direttamente com'è il livello audio. L'out, che non serve nient'altro che collegare o questo cavo o questo dal ricevitore alla vostra fotocamera, telecamera, GoPro, quello che avete. Da questa parte invece abbiamo l'USB-C per poter effettuare la ricarica e altro tasto molto importante, il tasto MS, che non sono le sigarette di una volta, ma non è nient'altro che la sigla per mono e stereo. Avete la possibilità di poter utilizzare questi microfoni in mono, avrete una sola traccia audio sul vostro filmato, oppure stereo, quindi avrete il canale destro e il canale sinistro, e se per caso state facendo un tutorial come stiamo facendo io e mio fratello, oppure state facendo un'intervista, avete la possibilità in fase di editing di avere i canali separati e decidere se per caso c'è un rumore di sottofondo che ha disturbato, di tagliare una parte e utilizzare l'altra. Se per caso avete dei video particolari tipo la ASMR, ma questi non sono proprio i microfoni più adatti, avete la possibilità di separare l'audio destro e sinistro e quindi chi vi ascolta utilizzando le cuffie sentirà i suoni separati. Giriamo il prodotto, dall'altra parte troviamo il tasto reset nella parte in alto e il tasto volume. Altra cosa importante, se per caso mi accorgo che il canale destro ad esempio è un po' più alto del sinistro, posso andare ad agire su questo tasto e abbassare o alzare il volume in riferimento al trasmettitore. Parliamo ora del trasmettitore. Nella parte alta, come vi dicevo prima, ha il microfono già di per sé. Dopodiché ai lati troviamo due scanalature dove poter inserire il famoso gatto morto. Sulla parte laterale accensione, USB-C per la ricarica e l'attacco per il microfono, il famoso microfono mosca. Potete andarlo a inserire, quindi mettere questo attaccato magari alla cintura piuttosto che nascosto, far passare il filo del microfono sotto la maglia, la camicia, quello che avete, portarlo al bavero e avete il tipico settaggio che vedete anche in televisione. Da questa parte troviamo il tasto reset, la riduzione del rumore, cosa molto importante se per caso siete in un ambiente dove c'è tanta gente e vi disturba mentre state facendo la registrazione, potete attivare questo tasto e vi dà una riduzione del rumore, il famoso accoppiamento tra il trasmettitore e il ricevitore. Questi erano i tasti che sono presenti su trasmettitore e ricevitore e adesso andiamo ad accenderli e a configurarli. Prendiamo il nostro ricevitore e il tasto che era mono e stereo lo teniamo premuto per poterlo accendere. Luce blu, lampeggiante, sta facendo la ricerca del trasmettitore. Ne prendiamo uno, lo accendiamo. Sono accoppiati. Come avete visto, il tempo proprio fisico di poterli accendere e si sono già trovati. Che velocità! Incredibile. Adesso accenderò anche l'altro e passiamo all'audio di questi prodotti. Siamo passati all'audio dei nostri Synco. Come ci sentite? Notate la differenza? È un'incognita. Vediamo però dai livelli che si sono regolarizzati molto di più. Prima sparavano un po' di più. Gli altri purtroppo non avevano nessun tasto per poter regolare assolutamente nulla. Quindi, esatto. Quindi schiacciamo il tasto per eliminare i rumori di sottofondo anche se non ce n'è. Come ci sentite? Cambia qualcosa? Va tutto bene? Perfetto. No, a parte gli scherzi ragazzi. Potete utilizzare questi come direttamente. Quindi lo collegate e però diciamo che in alcune inquadrature avere questo è un po' troppo ingombrante, quindi la soluzione che danno, ma comunque avete libertà di movimento, assoluta. Non siete più vincolati, non ci sono cavi, esatto. guardate, non c'è niente, guarda che lievita,
ci colleghiamo adesso i nostri microfoni a mosca. Vogliamo quindi usare anche questi, esatto. Andiamo a scrippettare via questo. Non c'è trucco, non c'è inganno. Colleghiamo il microfonino. A questo punto, questo qui lo appunto, come diceva Michi, lo potete attaccare. Io l'ho messo in tasca. Allora, qualche altra caratteristica di questi microfoni. Funzionano in campo aperto a 50 metri. In campo, diciamo, con qualche ostacolo, si arriva a 30 metri. Siamo tornati alla modalità solamente microfono così. Lo appoggiamo sul tavolo e basta, come se fosse un microfono da intervista. E vediamo che l'audio comunque è sempre ottimale. Stavamo dicendo, funzionano a 2,4 GHz e sono wireless. Allora, in questo momento non stiamo utilizzando il microfono mosca semplicemente perché andrebbe settato l'audio un po' più alto, un po' più basso, eccetera, eccetera. Abbiamo fatto tutto in diretta con voi, quindi è volevamo, la prima prova assolutamente, proprio. Quindi volevamo farvi vedere appunto come funzionano. Comodo anche da appoggiare come microfono, diciamo, da studio, da tenere lì. Tirando le somme, i pro di questo prodotto sono tantissimi. Sono veramente tanti, però c'è anche qualche contro e adesso li analizzeremo. Partire dai pro sarebbe troppo facile. Ci sarà qualcosa che non va in questi microfoni? È possibile che sia il prodotto proprio perfetto? Intanto partiamo. Parecchi dicono che il prezzo è elevato. Costano 167 euro, però a differenza dei suoi diretti concorrenti avete già tutto all'interno della confezione e avete soprattutto una confezione semirigida che vi dà la possibilità di trasportare tutto insieme in maniera compatta, quindi portabilità veramente elevata. Se proprio vogliamo andare a vedere i contro, non abbiamo un livello qui, se per caso, come dicevo prima, li utilizziamo con la GoPro, non ho un livello a LED che mi dice com'è l'audio, perché io per esempio in questo momento sto guardando sulla fotocamera che l'audio arriva a metà, quindi per me va bene. Ma se dovessi essere collegato ad una GoPro che non mi dà questa indicazione, io non ho nessun tipo di indicazione se l'audio va bene o meno. Dovrei collegare però la cuffia, come vi facevo vedere prima. La funzione di stereo mono che vi spiegavamo poc'anzi è interessante. L'unica cosa è che non so quale dei due è il canale destro e qual è il sinistro. O meglio, esatto, nel momento in cui attivo quella funzione, il primo microfono che ho acceso è il canale destro. Non ho un indicatore di stato della batteria, mi lampeggerà il LED quando è bassa la batteria. Ma ora passiamo ai pregi. Cosa fondamentale, come avete visto all'inizio, rischiate veramente di ingarbugliarvi il filo dappertutto, tirarvelo dietro, cercare di sgarbugliarlo quando dovete tirarlo fuori dalla confezione, per poi non ne parlare quando bisogna mettere via tutta sta roba, e magari inciampare e tirare giù anche la fotocamera che vi è costato un occhio della testa. No, meglio senza fili. Quindi, primo plus, il wireless. Come avete potuto vedere, qualità costruttiva eccellente, veramente una plastica gommosa bellissima al tatto, sì, anche morbida. Esteticamente morbida, esatto, anche esteticamente fatto molto bene, che comunque sì, se lo vedete qui in realtà si camuffa quasi. Se siamo vestiti di nero sì, se esatto, è una camicia bianca da diciamo che spara un po'. Anche la custodia, veramente eccezionali materiali, ma di altissimo livello proprio. Beh, stiamo parlando comunque di microfoni di alto target comunque. Diciamo che noi per quello che dobbiamo fare siamo partiti con un Rode unidirezionale proprio base collegato alla videocamera, fotocamera. All'inizio usavamo l'Osmo, poi piano piano ci siamo resi conto che la qualità audio non si poteva gestire in maniera ottimale, quindi abbiamo preferito passare a quelli portatili che avevamo prima a filo, che costano veramente pochissimo ma sono eccezionali, fanno un ottimo lavoro e ve li consigliamo. Se volete vi lasciamo anche qui la scheda che abbiamo recensito anche quelli, sono i microfoni boia. Dopodiché da quelli abbiamo capito che il filo iniziava a darci veramente dei grossi problemi, anche perché noi a volte nei nostri tutorial ci dobbiamo spostare all'interno della stanza per potervi far vedere determinate scene, e quindi meglio avere un microfono wireless. E poi quando si ripotrà andare anche in esterna a fare video, avere i fili, ci siamo resi conto che praticamente alla fine non li usi, perché è talmente scomodo che naturalmente non li usi. Con questi speriamo proprio di aver risolto tutti i nostri problemi legati al mondo audio dei nostri video. Altra comodità, avete una portabilità totale.
Ve lo ripeto per la terza volta, ma io veramente sono rimasto colpito. Qua dentro avete tutto. Aprite, accendete, avete visto? Il tempo proprio di schiacciare fisicamente il tasto si sono già trovati. Incredibile. Assolutamente fantastico. E poi il prezzo sarà appunto importante, però avete veramente tutto. Non dovete preoccuparvi, come è successo a noi, che state per fare un video, una registrazione, qualsiasi cosa, e vi trovate che la telecamera che state utilizzando non supporta l'ingresso del microfono, e quindi ti ritrovi lì così e non puoi fare nulla. Altra cosa che mi ha colpito è stato questo fogliettino. Per esempio, noi abbiamo una Sony e qui ti dà l'indicazione per poter utilizzare il microfono al meglio, vi dà un'indicazione di massima su come fare le impostazioni del volume della vostra fotocamera. Detto questo, ragazzi, speriamo di essere stati esaustivi, di essere stati precisi e dettagliati come al nostro solito, o almeno così ci dicono, poi non lo so, noi riportiamo. E per questo video io direi che è tutto. Ci vediamo al prossimo, ragazzi. Però aspettate, qui sotto vi lasciamo il link in descrizione di questo prodotto. Adesso è veramente tutto, ci leviamo dai Marunzebedei e ci vediamo al prossimo video. Ciao!